tornati sul mio canale qua con un nuovo video per parlarvi oggi di piante. Esattamente vi volevo far vedere una delle mie piante preferite che ho qua nel mio giardino. Sicuramente le avete viste quando ho fatto il tour e si tratta della Westringia fruticans, o comunemente chiamato rosmarino ornamentale o finto rosmarino. Rosmarino australiano, insomma, è una pianta australiana. Come potete vedere si assomiglia molto al rosmarino per quanto riguarda le foglie, ma non ha niente a che vedere, nel senso che se l'andiamo ad annusare non sa di rosmarino, anche perché le foglie non contengono oli essenziali. È una pianta a parer mio molto bella, molto, molto elegante, si presenta sempre compatta, una forma tondeggiante, appunto fruticans vuol dire cespuglio, cespugliosa, e lei ne ha questo portamento qua. È ideale per fare bordure, per fare ciechi. È una pianta che si sviluppa anche tanto con gli anni, infatti raggiunge anche delle notevoli dimensioni sia come diametro che anche in altezza, può raggiungere anche i 2 metri, ed è molto bella. Fa un fiorellino bianco, poi dipende da che varietà andiamo ad acquistare, ci sono varie tonalità, ad esempio il viola, e sono veramente belle perché le possiamo, come vi ho detto, utilizzare per fare delle piccole siepi, delle piccole bordure. È una pianta che è molto resistente, soprattutto se la andiamo a coltivare nelle zone litoranee, nelle zone marittime, resiste molto al caldo siccitoso, anche al freddo. D'estate vi consiglio comunque di innaffiarla abbondantemente, però state attenti perché non ama i terreni con ristagno idrico. Andiamo a mettere sul fondo solitamente dell'argilla espansa o comunque un terreno bello sciolto con della sabbia, in modo che l'acqua non si depositi ma defluisca giù e lei non ne risenta. Una pianta oltretutto che è difficile che si ammali, raramente ho visto patologie fungine attaccarla, qualche volta capita di vedere magari qualche attacco di cocciniglia a scudo, ma raramente, è molto rustica e molto resistente. Un'altra cosa, la potatura, 2-3 volte l'anno se volete potarla, io solitamente preferisco dargli una forma tonda oppure la lasciamo così al naturale. Lei comunque assumerà sempre la sua forma tondeggiante, oppure la possiamo modellare a nostro piacimento, qualcuno le fa anche quadrate. Inoltre andiamo a rimuovere i rami secchi eventualmente, la possiamo coltivare anche in vaso, ricordiamoci sempre appunto di mettere del drenante sul fondo. E poi ogni 3 anni generalmente va rinvasata, soprattutto quando iniziamo a vedere le radici fuoriuscire, è ora di rinvasarla. Predilige assolutamente zone soleggiate, ma sta bene anche in mezz'ombra. Oggi la andrò a piantare nel mio giardino per proseguire una parte di bordura che già avevo realizzato e vi farò vedere il trapianto. Allora l'andrò a piantare qua. Qua sotto questa finestra la posizione è soleggiata tutta la sera, al mattino invece rimane più ombreggiata, però come vi ho detto non c'è nessun problema perché predilige le zone soleggiate e le zone in penombra. Questa è lo stesso una Westringia, è un po' più piccolina, l'avevo acquistata in vaso 7, vedete che in 6 mesi neanche stanno crescendo tantissimo. Queste, vabbè, le ho prese, sono un po' più grandette, e le andiamo a mettere qua per dare un pronto effetto. Poi ognuno fa la sua scelta su che piante acquistare qua, magari approfondiremo il discorso un'altra volta. Quindi seguirò questa siepe qua tra Westringia e Teocrium e andremo a riempire questo spazio qua. Allora l'andiamo a posizionare qua, vediamo la misura del vaso, più o meno è questa. Facciamo uno scavo e con la mia vanga piatta muoviamo bene la terra anche sul fondo, la mia terra è abbastanza sabbiosa, c'è un po' di argilla anche ma non ristagna. Ok, ci siamo, andiamo a buttare un po' di terra morbida, poi prendiamo la pianta
alla base, tiriamo giusto due colpetti, vedete che c'è già comunque del materiale drenante, la andiamo a posizionare bene e poi infine copriamo con la terra, andiamo a la compattiamo bene dentro e poi comunque con l'acqua infiliamo il tubo alla base in modo da far uscire l'aria. Anche con questo ci possiamo aiutare. Ok. Non uso neanche impianto a guscia qua perché c'è anche l'acqua del prato che comunque arriva l'umidità dall'acqua del prato e quindi non ci dà nessuno. Sicuramente non avremo problemi di acqua. Ok. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, per qualsiasi informazione scrivete qua sotto, risponderò come sempre a tutti, nella descrizione le caratteristiche di questa pianta, vi invito anche ad iscrivervi al mio canale Instagram e alla pagina Facebook Greenhouse Italia e niente, vi aspetto con un prossimo video e magari con una nuova pianta. Ciao!